Buongiorno, sono Lucia, oggi è l'1 dicembre e vi parlerò, 2014. 2014, e vi parlerò della sonda Rosetta e la cometa Chirimov-Gerasimenko. La cometa è una cometa gioviana e periodica del nostro sistema solare. È stata scoperta nel 1969 grazie alla fotografia di un'altra cometa. La cometa è stata raggiunta dalla sonda Rosetta dall'Agenzia Spaziale Europea e è stato il primo viaggio che hanno fatto che ha raggiunto una cometa. La cometa Rosetta viene chiamata Rosetta perché ricorda la stella di Rosetta e è divisa in due parti, la sonda madre e il lander Phil che prende il nome dall'isola del Nilo e questo qui una volta in prossimità della cometa si staccherà e andrà sulla cometa. Durante il suo viaggio ha effettuato l'effetto fionda gravitazionale, andando una volta vicino a Marte e ben tre volte vicino alla Terra. E con questo gli astronomi hanno potuto studiare gli asteroidi e avere delle immagini del nostro pianeta. La partecipazione italiana alla sonda Rosetta è stata importantissima. Ci sono i pannelli solari che servono per far ricaricare le batterie, poi tre strumenti della sonda madre e la mini trivella dell'Lander che servirà per prelevare un pezzo di terra della cometa e riportarlo sul nostro pianeta per analizzarlo. Questi sono i vari pezzi. E gli strumenti a bordo di Rosetta sono Giada, Virtis e Osiris che serviranno a studiare la composizione della cometa. Rosetta è atterrata venerdì 14 novembre 2014 e Lander si è posato sulla cometa. Queste sono le manovre che ha effettuato la cometa. E nonostante Phil adesso sia in modalità sonno, ha rilevato tracce di molecole organiche e una superficie dura. Due ricercatori del Centro Ufologico Mediterraneo sono convinti della presenza di tracce extraterrestri perché attraverso le fotografie hanno potuto osservare che ci sono degli oggetti che ci sono delle orme strane e di colori anche diverse e ci sono delle specie di tende con forme troppo regolari. Oggi vi ho voluto parlare della cometa e del viaggio della sonda Rosetta che ha fatto.